Butto prima io. Beh, stai parlando del primo giorno di riprese? Com'è successo? È successo che io avevo molta, sai, ansia, no? All'inizio era il primo giorno sul set, la prima scena tra l'altro era con Valentina Lodovini e insomma lui è arrivato, riesce sempre a comprendermi a quanto pare e mi ha detto: Miriam, tranquilla, vivitela, devi vivere un'altra persona, quindi cioè, divertiti, vivitela. E qual è stata la scena più difficile che ha girato, diciamo, un giorno non veniva? Era un dialogo oppure una scena di movimento? Movimento. Il secondo giorno mi sono chiusa il dito indice in una serranda di metallo. Perfetto. Sì. Infatti sì, i primi giorni appunto perché c'era un po' questo nervosismo, bisognava rompere il ghiaccio, ho avuto un po' sì, di problemi col movimento, la gestione della potenza, sì. E quando ti sei rivista sullo schermo, che effetto ti ha fatto? Beh, io la prima volta l'ho vista al Toronto International Film Festival e devo dire che volevo andare lì con l'intenzione di guardare il film e non ci sono riuscita. Però ti dirò, eravamo in mezzo al pubblico a guardarlo e sentivo le loro reazioni, la loro emozione, e quindi è stato come un tranquillante per me. Ho avuto delle belle risposte, è stato una bellissima visione, sì. Come tutte poi, del resto, a Roma, ora sarà qui a Generation, quindi sì. E di questo cinema italiano che utilizza realtà, quindi parte documentaria e finzione, secondo te c'è una nuova forma, un nuovo modo di raccontare, un nuovo modo anche di recitare? Ma secondo me si vuole semplicemente ritrovare quella parte magica delle storie, perché ora parlare di, per quanto riguarda il Sud e Niente, parlare di documentario no, però è bello mischiare questa cosa della realtà con la magia, perché è come se guardi con gli occhi del personaggio delle nuove realtà, e credo sì, si voglia ritrovare una magia, una particolarità, un individualismo anche. L'ultima domanda, prossimi progetti e un cineasta anche internazionale con cui ti piacerebbe lavorare? Allora, prossimi progetti, ancora no, sto studiando, sono entrata da poco in una scuola di recitazione. Con chi mi piacerebbe lavorare? Beh, il sogno, Cronenberg. Perfetto, grazie, in bocca al lupo allora. Grazie, ciao.